Voglio mettere in guardia rispetto al rischio che l'Europa non è scontata. L'Europa non è scontata, l'Europa non è data per sempre con... L'Europa, secondo me, è profondamente a rischio, perché il 2014 sarà l'anno in cui o riusciremo a partire dal vertice del 19-20 dicembre a far fare il passo in avanti, oppure l'avvitamento è evidente. E trovo nell'intervista di oggi del commissario Rehn proprio le caratteristiche di questo momento di profonda... Di questo cleavage nel quale l'Europa si trova oggi. Sia le privatizzazioni sia la spending review saranno uno dei capitoli fondamentali e sono già oggi uno dei capitoli fondamentali dell'azione del governo, perché ridurre il debito, lo stock di debito generale, è un segnale molto importante che vogliamo dare a tutti, che l'Italia è un paese serio. È finita la crescita del debito che da 5 anni a questa parte è andata avanti purtroppo dal 105 fino al 133%, e noi cominceremo dal 2014 la discesa del debito. Però c'è una contraddizione in tutto questo. La contraddizione è data innanzitutto dai termini che il commissario usa, perché io penso che il commissario europeo debba essere garante dell'applicazione dei trattati europei, e nei trattati europei la parola scetticismo non c'è, e lo scetticismo non è un valore compreso nei trattati europei. Qui il commissario europeo non può permettersi di esprimere un concetto come quello di scetticismo. Il commissario europeo deve parlare di stabilità, di equilibrio finanziario, ma lo scetticismo appartiene a un'altra categoria, una categoria di dibattito politico che il commissario europeo, in quanto candidato alle elezioni europee, può usare, ma deve togliersi la giacca da commissario per gli affari economici e monetari, altrimenti lo stesso commissario Rehn si troverà nel prossimo Parlamento europeo nel quale si candida, non un Parlamento europeo carico di ideali europeisti, ma un Parlamento europeo carico di populismi euroscettici, perché se questa è l'Europa è evidente che la quantità di elettori che si sposteranno verso le formazioni più populiste, le formazioni più euroscettiche, sarà molto consistente. Ecco perché ritengo che attorno a questi temi noi siamo sulla linea giusta. La linea giusta è quella del giusto equilibrio tra i conti pubblici in ordine e la ripresa che non va soffocata. Quindi al commissario dico: i nostri conti pubblici sono in ordine. Per esempio, il commissario non dice che l'Italia, insieme alla Germania, siamo gli unici due grandi paesi europei che da 3 anni di fila, compreso il 2014, quindi 12, 13 e 14, stiamo sotto il 3%. Gli altri grandi paesi europei non stanno sotto il 3%.